Firenze, 23 settembre 2016, siamo al Palazzo Medici Riccardi, una location davvero strepitosa nella Sala Luca Giordano, e ci troviamo con Raul Rubio, il presidente della NEDA, l'associazione della distribuzione automatica spagnola, che intanto invitiamo a salutare. Hola, buenas noches a todos. Io naturalmente, come al solito accade nelle interviste realizzate con personaggi stranieri, farò la domanda in italiano, lui risponderà in spagnolo e voi potrete leggere al di sotto con i sottotitoli la sua risposta tradotta in italiano. Raul, come si è evoluta questa collaborazione per la realizzazione di questo evento? Hombre, nosotros el objetivo principal entre ambas asociaciones es la de compartir conocimientos y compartir sinergias y experiencia. Por una parte, conocer un mercado como el italiano, que como veremos tienen muchas cosas en común, y por otra parte, pues compartir también aspectos de trabajo en común. Por nuestra parte, nuestro recién realizado estudio de hábitos del consumidor, que lo tenemos recién sacado del primer semestre de 2016, y por otra parte nuestra visión como asociación que hemos hecho en conjunto con Confida sobre el trato de la alimentación saludable para el vending, que no es otro para nosotros que es pensar y difundir los hábitos de alimentación saludable, no tanto los productos, sino como los hábitos, que creo que es el centro del debate ahora mismo y que nos afecta directamente. E allora veniamo proprio ai temi di cui parlerete tra pochissimo, ormai la sala è quasi grimita. Di cosa parlerete nelle prossime ore in questa meravigliosa location del 400? Sì. Nosotros por la parte de Aneda tendré el placer de presentarles a todos los resultados, los datos más relevantes, ¿no?, del estudio que hemos hecho de los hábitos de alimentación del consumidor, que en este caso es el segundo estudio, el primero se hizo en el 2013. También seguidamente presentaremos nuestra visión sobre los hábitos de alimentación saludable y presentaremos en primicia la versión de un vídeo comunicativo de nuestra asociación que hemos hecho consensuado con el equipo de Confida, donde vamos a dar a conocer cuál es nuestra postura en cuanto a la alimentación saludable. Tendremos la oportunidad de conocer de primera mano cuál es la situación de la política fiscal, que está muy al dente, muy presente en Italia, cosa que tenemos muchas ansias de conocer porque tarde o temprano en España esto tendrá su vigencia. Y pues bueno, también el estudio que se ha hecho del consumidor, estamos ávidos de conocerlo para ver las comparativas con nuestro mercado. Grazie Raul, ci sarà davvero tantissimo da vedere e da ascoltare, quindi non andate via. Raul saluta gli amici di VendingTV.it. Saluto a VendingTV, muchas gracias. E voi non andate via perché tra poco inizia Vending Florence. Siamo nella sala Luca Giordano. Come potrete vedere dagli affreschi, è davvero un'esperienza infinita. Pierangelo Lazzari, presidente di Confida, finalmente riusciamo a vederci dopo qualche mese, dopo Venditalia. Allora parliamo intanto di questo evento, di questo Vending Florence. Perché è stata organizzata questa manifestazione, questo evento davvero molto sentito in collaborazione con la NEDA, l'Associazione Spagnola della Distribuzione Automatica? Guarda, anzitutto grazie di questa possibilità che mi dai per dare una spiegazione di questo nostro evento, un evento che sostanzialmente ha due motivazioni di fondo. La prima è il convincimento che ci sono degli argomenti, dei temi, delle iniziative, delle esperienze che vengono fatte in una nazione, vengono fatte da un'associazione e che hanno lo stesso interesse, diciamo così, anche per altre nazioni, anche per altri operatori, anche per altre associazioni. E quindi quella che è l'esperienza di una associazione, quelli che possono essere i problemi degli operatori di una nazione, sono anche problemi degli operatori di un'altra nazione. E in questo senso mettere in comune queste esperienze, queste soluzioni, queste realizzazioni, queste attività diventa un patrimonio che beneficia tutte le associazioni che possono essere in rete tra di loro. La seconda motivazione è una motivazione che viene dalla frequentazione nata tra la nostra associazione e la NEDA. E quindi è un, diciamo così, un percorso fatto insieme da alcuni anni
iniziato con, quando c'era Lucio con noi, con Xavier, che era presidente di Aneda, con Yolanda, che è la gerente di Aneda, e poi c'ero anch'io. E insieme avevamo già lanciato dei ponti in questa direzione, e nel frequentarci, nel stare insieme, nel condividere le stesse aspettative, nel condividere le stesse idee, è nato poi concretamente questo evento qui. E quindi questo è frutto anche di persone che hanno lavorato insieme, che hanno condiviso e che hanno progettato delle iniziative in comune. Gli invitati scalpitano, ormai sono tutti accomodati in attesa dell'evento. Parliamo degli argomenti. Che cosa direte in questo evento? Di cosa parlerete? Ma l'evento mette il focus sostanzialmente su questo. Anzitutto la centralità del consumatore, nel senso che il cambiamento dei costumi, delle aspettative di vita, della qualità di vita richiede una nuova tipologia di offerta, una nuova tipologia di servizio e un nuovo modo di essere del vending. Quindi questo è il consumatore nella sua, diciamo così, essenziale individualità, ma anche il consumatore come collettività, nel senso che il vending è sempre più attento e dovrà essere sempre più attento a quello che è il processo della sostenibilità sociale, economica del nostro settore. E quindi questi, diciamo, sono il trade union che lega il consumatore sia come persona, e quindi alimentazione, che come collettività e quindi sostenibilità. L'altro argomento è mettere in comune l'esperienza italiana, la via italiana alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dispositivi, che può essere un'esperienza che di interesse anche per gli operatori spagnoli, che se in questo momento non hanno una regolamentazione in questo senso ne possono trarre comunque esempio e beneficio, anche perché la soluzione italiana è una soluzione a cui viene prestata molta attenzione da parte delle, è complessa, ma viene prestata attenzione agli altri paesi. L'altro aspetto è quello dell'innovazione nel nostro settore. Il nostro settore rappresenta il 5% del mercato complessivo dell'alimentazione fuori casa. Io ritengo, così come verrà detto da Luca Adriani, che il nostro settore ha delle potenzialità molto importanti, perché è un settore tecnologicamente evoluto che dà delle nuove soluzioni tecnologie, e quindi non solo più la vendita di un prodotto, ma le tecnologie a servizio di altri canali, che vuoi la mensa, il retail piuttosto che la GDO. E quindi è tutto un mondo da esplorare, dove il nostro imprenditore gestore può essere protagonista in modo diverso e con un futuro ancora, diciamo così, più importante. Piero, grazie come al solito, sei stato cortesissimo, sono tutti, ormai si sono zittiti tutti perché hanno capito che sta per cominciare, grazie, ti lascio dunque andare a iniziare questo convegno che certamente sarà molto molto interessante. Mi riservo tuttavia di riprendere il discorso dei corrispettivi quanto prima, proprio per dare maggiore informazione agli amici di vendingtv.it. Grazie a te e sempre la tua attenzione, la tua simpatia e l'importanza della vostra rete televisiva, e non solo, perché è anche comunicazione a 360 gradi. Grazie a te. Cerchiamo di fare del nostro meglio proprio nell'interesse degli amici della distribuzione automatica, ma anche di tutti coloro che ormai si stanno appassionando a questo settore e o vogliono intraprenderlo o lo seguono con attenzione per via dell'alimentazione da seguire, la disciplina da seguire in termini di somministrazione e così via. Beh, ti lascio andare, amici, è il momento di Vending Florence. Un cordiale saluto soprattutto al presidente Aneda Raúl Rubio, al past president Javier Arqueros, a Yolanda Caravante, gerente di Aneda, e a todos los amigos españoles que nos honran con su presencia en una de las ciudades símbolo de nuestro país, Florencia. Non solo, Florencia se enaltece por sus vínculos históricos con España. En 1539, Leonor Álvarez de Toledo y Osorno, hija del virrey español de Nápoles, se casó con Cosimo de Medici, ante duque y después gran duque de Florencia. Eleonora de Toledo fue así duquesa de Florencia. Vivió en este maravilloso palacio y con su legada, el idioma y la literatura española fueron muy apreciados en la ciudad y en Toscana. Y quindi siete a casa nostra. Siete a casa nostra. E
scusate, ma questo è stato tradotto. Parlerò in lingua italiana, ma avete le slide con la traduzione, cercherò di andare dolcemente. Ma anche un caro saluto ai nostri associati, che con la loro presenza e la loro partecipazione sono l'espressione visiva del simbolico abbraccio della nostra associazione ai colleghi di Aneda. E per dirvi che siamo veramente felici di avervi qui con noi. Grazie Presidente Raul per essere qui così numerosi. Grazie. L'organizzazione di questo nostro evento, l'eccezionalità di questa bella circostanza, mi fanno ricordare una frase molto bella e significativa di Georges Bernard Shaw. Le persone, possiamo anche dire le organizzazioni, come le associazioni, che progrediscono sono quelle che si danno da fare per trovare le circostanze, chiamiamole anche opportunità, che vogliono. E se non le trovano, le creano. Sì, perché questo nostro incontro è frutto di una forte volontà di scambiarci conoscenze, di mettere in comune le nostre esperienze e di portare avanti insieme delle iniziative che, se condivise, costituiscono un valore aggiunto per entrambe le nostre associazioni. Ma tutto questo è stato possibile ed è possibile grazie al fatto che ci sono state e ci sono persone che hanno creduto sin da subito a questo progetto di collaborazione. Persone che sono diventate amiche, che sanno intendersi velocemente e soprattutto che stanno bene nel lavorare insieme. È con vera emozione che ricordo i primi incontri con Lucio e Xavier, allora presidente di Aneda, e Yolanda, nei quali la nostra associazione ha fatto, per così dire, da iniziale supporto ad Aneda. E oggi Aneda è una bella e dinamica associazione, dalla quale anche Confida riceve validi contributi in termini di iniziative e di realizzazioni. Complimenti Presidente. Okay. Da subito abbiamo condiviso l'analisi sullo stato del nostro settore e la valutazione che non si può vivere sui propri allori. Questi anni di crisi economica in Italia e in Spagna, per dire in Spagna nell'ultimo anno le cose vanno meglio, però viviamo da alcuni anni un po' la crisi insieme. Ci hanno, per così dire, risvegliato, ci hanno fatto capire che è necessario un rinnovamento per stare al passo di un mondo in cambiamento, fatto di comportamenti sociali che si modificano e di nuove richieste, l'imporsi di nuove tecnologie e soprattutto la richiesta di un servizio di qualità certificato. Al consumatore non è più sufficiente proporgli un prodotto, perché lui attende che quel servizio, quel prodotto, quella tecnologia gli facciano vivere una nuova esperienza di consumo in grado di gratificarlo. Di questo ci parleranno tra poco con grande competenza e convinzione Luca Adriani e Javier Archeroff. Insieme a Aneda e Confida abbiamo condiviso anche il fatto che i problemi del vending in una nazione sono comuni agli operatori di un'altra nazione europea. Di questo ne abbiamo consapevolezza, perché sempre più direttive e regolamenti che provengono da Bruxelles hanno un impatto diretto sui nostri territori, non solo per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali dei prodotti alimentari e delle bevande, non solo le classificazioni energetiche dei distributori automatici, o le riduzioni di emissioni CO2 degli automezzi, ma anche temi come la politica fiscale. E infatti il provvedimento del nostro governo per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica degli incassi dei distributori automatici nasce dalle sollecitazioni della Commissione europea per l'utilizzo delle tecnologie per dare maggiore certezza nella riscossione delle entrate fiscali. E se questo tema è di estrema attualità in Italia, sappiamo anche che la soluzione italiana sul piano applicativo potrebbe rappresentare un precedente e un riferimento per le autorità fiscali degli altri paesi europei. E alla luce di queste considerazioni che abbiamo inserito un focus su questo argomento, perché quello che sta avvenendo in Italia potrebbe essere un'opportunità da cogliere
Ho un avviso di pericolo da evitare in Spagna, ma non sono in Spagna. Di che cosa dovranno fare gli operatori italiani dal prossimo 1° gennaio? Ci parlerà Antonio Tartaro, al quale, unitamente ai componenti della nostra delegazione e a Michele Volvi, della nostra associazione funzionari, rinnovo anche in questa circostanza la gratitudine mia personale e mi rendo interprete dell'apprezzamento totale della nostra associazione per i risultati fin qui raggiunti nel difficile e faticoso confronto con il governo e con l'autorità fiscale. Cari amici, come possiamo constatare, l'evento che stiamo vivendo è la prova che ci sono argomenti di comune interesse ed iniziative che possono essere fatte insieme. Ma non solo. Vending Florence è la prova di come le associazioni nazionali possono, e io dico debbono, esplorare nuovi modi di collaborazione. E le cose che siamo capaci di fare insieme tra associazioni nazionali più organizzate possono diventare patrimonio da offrire e da mettere a disposizione delle altre associazioni nazionali europee che hanno minori risorse economiche e professionali, affinché possano contribuire a far crescere e sviluppare il vending anche nei loro paesi. Un progetto fantastico questo il nostro, da cui dare continuità a questa nostra capacità di collaborazione come un'attività che Aneda e Confida, e mi auguro, possono portare avanti insieme nel tempo. E io vi propongo due temi che potremo mettere al centro del nostro lavorare insieme dal prossimo anno: l'innovazione e le tecnologie del vending per nuove opportunità di mercato, ed anche ecovending, la sostenibilità alimentare, ambientale e sociale del vending. Abbiamo dato prova di saper superare le difficoltà dello spazio e della lingua e di saper mettere in campo una capacità di azione sovranazionale. Perché allora non accettare e affrontare questa nuova sfida? Ricordo qui un'espressione di Paolo Coelho, che scrisse: «Credo che solo una cosa rende impossibile la realizzazione di un sogno, la paura di fallire». Presidente Raul, cari amici di Aneda e Confida, io ho una certezza: noi non abbiamo paura delle nuove sfide, noi non falliremo. Tengo una certezza: nos temos miedo de nuevos retos, no vamos a fallar. Grazie. Bueno, Piero, gracias por tus palabras. Grazie delle tue parole. Créanme, traigo unas palabras preparadas, pero créanme que lo primero que debo expresar en este momento, aparte de la felicidad del momento que vamos a compartir o que estamos compartiendo, es lo responsable que me siento en este momento. Créanme que el fruto de este momento es de la visión, del trabajo y del creer de estas dos personas que nos acompañan aquí, Javier Alquerón y Piero Lázaro, a los que les pido un fuerte aplauso. Sono felice di condividere questa serata qui, però soprattutto non per dare per parlare del progetto che abbiamo, ma sì, sono felice della vostra presenza, che cerco di anche condividere tutto quanto abbiamo da fare e lavorare insieme. Recibo un testigo e una responsabilità importante, la quale assumo con assoluta confianza, alegría e compromesso. E bueno, aquí mis palabras que te había preparado. Hoy es un día feliz, hoy es un día feliz y ansiosamente esperado por los miembros de Aneda y Confida. Hoy es un giorno felice que habíamos aspettato con ansia de parte de dos grupos, Aneda y Confida. Damos un paso más en la consolidación de nuestra visión común, que es la de aunar esfuerzos, sinergias y conocimiento. Diamo un paso en più per consolidare la nostra visione in comune e
unificar esfuerzos, energía y conocimiento. Organizando actividades como las que hoy nos trae aquí. Organizando delle attività come quelle che oggi ci portano a essere qui. Iniziativa che tiene una clara vocazione europea, pues solo compartiendo experiencia y conocimiento podremos construir un edificio donde encontremos objetivos e intereses compartidos. È una iniziativa che ha una chiara vocazione europea. E qui, condividendo esperienze e conoscenze, potremo costruire un progetto comune dove troveremo obiettivi e interessi da condividere. Hoy más que nunca necesitamos estar alineados ante los cambios que se ciernen y que pueden perjudicar las condiciones mínimas de sostenibilidad de este nuestro sector. Oggi più che mai abbiamo bisogno di essere allineati e essere pronti per cambiamenti che potrebbero pregiudicare le nostre condizioni minime di sostenibilità nel settore. La professionalità, la qualità, il conoscimento del cliente, le reti sociali, la innovazione tecnologica, la ecologia sono retos comuni che, compartiendolo, nos harán mejorar y ampliar nuestras miras. La professionalità, la qualità, la conoscenza del cliente, le reti sociali, la innovazione tecnologica, l'ecologia, sono sfide comuni che condividiamo e ci faranno migliorare e ampliare le nostre visioni. Pero también las iniciativas legislativas en los distintos países de nuestro entorno hacen que sea más necesario compartir conocimientos para tener una visión y una estrategia común. Ma anche le iniziative legislative delle diverse nazioni del nostro entorno fanno che sia sempre più necessario condividere le conoscenze per avere una visione e una strategia in comune. Grazie a nostri anfitrioni, amici italiani, grazie Piero, al comitato organizzatore, Silvia, Yolanda, Giuseppe, Javier, che hanno lavorato duro in arrivare qui a dove abbiamo stato. También gracias muy especial a los patrocinadores, que sin ellos sería muy difícil conseguir llevar a cabo un evento de estas características. Grazie a tutti nostri anfitrioni, al comitè organizzativo, Silvia, Yolanda e altri, e anche agli sponsor, che senza loro sarebbe molto difficile arrivare a buon punto e riuscire a avere un risultato. Y gracias a todos, amigos, por la acogida y el interés recibido por este evento, que solo es el primero de muchos que esperamos llevar a cabo juntos. Muchas gracias. Y anche grazie. Infine, grazie per tutta questa accoglienza, aver accettato questo reto e anche per tutto quello che abbiamo da fare insieme. Grazie. Delle comunicazioni, ecco, che renderanno il nostro tempo interessante. Io vi farò i miei onori di casa. Sono veramente orgogliosa di fare questi onori di casa, sia come gestore, sia come soprattutto gestore fiorentino. Bueno, agradezco a todos esta presencia y quiero decir que me complace vuestra presencia, no solamente así como trabajo, pero también yo que soy gestora, siento el orgullo de estar con vosotros. Vi voglio raccontare che questa curiosità, questo evento è nato da un'idea mia e di Silvia in un giorno in cui eravamo a Malaga. Perché non facciamo un evento tutti insieme, un primo esempio di gemellaggio nel vending, invitando i colleghi spagnoli in Italia? E io ho proposto chiaramente Firenze.
Esta idea surge en Málaga cuando se encuentran Alexandra y Silvia y deciden de organizar un encuentro aquí. Se preguntan, ¿por qué no organizar algo en esta ciudad de Florencia? Y aquí estamos. Un ejemplo de hermanamiento. Como un ejemplo de, hermanamiento. Ecco, il mio sforzo poi per organizzare questo evento è stato minimo rispetto a quello che hanno sopportato Silvia, Patrizia, Yolanda e tutta la Neda. Effettivamente hanno fatto un lavoro eccezionale. Mi sforzo ha sido minimo con respecto al esfuerzo que han hecho Silvia, Yolanda y para lograr este evento. E devo dire che oggi è stata una sorpresa anche per me, perché sono riuscita anche a guardare la mia azienda con occhi diversi, con gli stessi occhi vostri probabilmente. È stata una scoperta anche per me, molto piacevole. E también este encuentro me ha llevado a descubrir también mi propria empresa, mirando esta empresa mía con otros ojos, con ojos más abiertos. Sono felice che siamo riusciti a trovare questo splendido luogo per ospitare questo evento. Questo palazzo, per chi non ha sentito le spiegazioni della guida, era un palazzo storico e apparteneva ai Medici. E nel 400 ne avevano fatto un centro di formazione anche per gli artisti dell'epoca. Aveva soggiornato in questo palazzo anche Michelangelo. Estoy feliz de que este evento se pueda realizar en este edificio histórico de los Medici. Y este edificio fue un edificio de gran importancia porque aquí estuvieron alojados también importantes personajes del arte. Diciamo, il gioiello più prezioso di questo palazzo è la cappella di Benozzo Gozzoli, che rappresenta una scena dei Re Magi, la scena dei Re Magi. Benozzo Gozzoli era stato, sembra, un allievo di Beato Angelico e comunque un pieno rappresentante del Rinascimento. Sobre todo de destacar la capilla que está en este edificio, que donde hay una imagen de los tres Reyes Magos, que es una imagen que representa a la familia de Medici y que fue pintada por un importante pintor de la época, y este edificio, como los trabajos que hay dentro de él, representan el Renacimiento. Questa sala invece è del 600 e è un'opera di Luca Giordano. Luca Giordano è un pittore fiorentino che fu molto apprezzato alla sua epoca e che lavorò anche a Madrid, per cui rappresenta proprio l'espressione di questo hermanamiento. De Luca Giordano sono i lavori che hai in questa sala e sono dell'anno 1600, sempre del Renascimento. Quindi capite che Firenze è una città d'arte, di respiro internazionale, però vi garantisco che comunque è una città nella quale si vive bene, perché anche riesce contemporaneamente ad essere anche a misura d'uomo. Questa città, come pueden ver, è di gran ricchezza artistica, culturale, però también es una città che si può vivere bene perché sta a medida di hombre. Volevo aprire questo nostro incontro con un augurio cinese che recita: vi auguro di vivere in tempi interessanti. Queria empezar este encuentro con una frase de augurio, una frase china che dice vi auguro di vivere in tempi interessanti. Os deseo vivir en tiempos interesantes. Ora c'è da dire che nelle culture orientali questo poteva sembrare anche una maledizione, perché i tempi interessanti erano tempi di guerra, tempi di tumulto, tempi nei quali si perdevano tutti i punti di riferimento. In aquella epoca questa frase potrebbe significare una frase negativa, perché in aquel entonces había guerras. Sin embargo, è una frase di augurio. Sin embargo, per me è una frase di augurio, perché tempi interessanti sono tempi anche nei quali si riescono a cogliere delle opportunità. E devo dire che secondo me il vending ha sempre vissuto tempi interessanti, nonostante la sua recente nascita. Ossia, questa difficoltà potrebbe segnalarsi come tempi di opportunità, per lo tanto sarebbe una frase positiva. E qui nel vending è lo che noi desideriamo, che siano opportunità le che tengamo. Per questo questa frase tiene il peso che merece. Ho provato a fare l'esercizio di ripensare agli ultimi 20 anni del vending.
He intentado hacer como un resumen de los últimos 20 años del vending. E ho identificato che il filo conduttore di tutta l'evoluzione del vending sia l'evoluzione tecnologica, perché è un settore che non può prescindere da questa caratteristica. E qui il punto d'incontro è il filo conduttore e la tecnologia. Questo aspetto non può prescindere da questo mondo, da questo settore del vending. È un settore nel quale non ci vogliono licenze che autorizzino ad avviare un'attività e non ci vogliono dei titoli di studio. Però c'è di fondo questo filo conduttore che ha fatto da, come dire, da motore a tutta la filiera, per cui alla fine la competenza tecnica è diventata una base essenziale per l'evoluzione e per lo sviluppo del settore. Este aspecto es fundamental, si bien no hacen falta tanto estudio, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se necesita una preparación para que esta tecnología sea eficaz. En este filo conductor se han innestado, pues, degli eventos excepcionales. O sea que en este hilo conductor entraron eventos excepcionales. Per esempio, cominciando da quello più lontano in questi ultimi vent'anni, nel 98 esce una legge che ci impone di comunicare tutti gli spostamenti dei distributori automatici che effettuiamo presso i clienti ai comuni. Por ejemplo, del año 98 son medidas que exigen que se informe sobre todos los movimientos que hace el sector del vending, todas las máquinas distribuidoras, o sea, todos estos movimientos tienen que estar plasmados. Nel 2002 abbiamo il cambiamento dalla lira all'euro e questo probabilmente è stato un evento modello ecco, impatto di meteorite. Ya nel 2002 sta il cambio entre la lira y el euro y esto ya fue un primer impacto. Sicuramente ci ha sottoposto a delle forti pressioni e ha rimodificato un po' tutti i connotati del settore, del comparto. E questo evidentemente ha esercito una forte pressione e ha fatto creare modificazioni nel settore. Nel 2013 abbiamo avuto il cambiamento dell'aliquota IVA da applicare alla vendita dei prodotti attraverso i distributori automatici, che è passata dal 4% al 10%, quindi è stato un aumento del 150% dell'aliquota IVA. Bueno, también hubo un cambio, un aumento del 4 al 10% en las aliquotas, o sea que también esto incidió, fue un fuerte cambio. Forte cambio che è stato in parte assorbito dalle aziende, determinando una difficoltà anche economica. Claro que también esto fue absorbido por las haciendas, creando una dificultad económica. Arriviamo ai tempi nostri e come sappiamo e come ci verrà illustrato anche successivamente dai nostri colleghi, una legge fiscale ci impone la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi in tempo reale all'Agenzia delle Entrate. Sì, llegamos a otro cambio che la ley nos impone. Un cambio, o sea, declarar todos los ingresos que entran en este sector. Ecco, questi sono tutti degli eventi eccezionali che si sono innestati in questo sviluppo di fondo che ci hanno anche distolto un po' dal business. Sono degli eventi che ci hanno fatto concentrare su delle attività di burocrazia più che sull'attività stessa e sul servizio. Esto nos ha hecho reflexionar y vemos que hay un tema, digamos, burocrático, sobre todo en la gestión de este sector. Nonostante tutto questo, siamo riusciti comunque sempre ad essere alla page, insomma, sempre essere aggiornati anche su temi di attualità, come ad esempio il tema della sana alimentazione, come ad esempio tutti i temi che riguardano la sostenibilità. Sí, a pesar de ello, hemos podido lograr superar estos inconvenientes y también entramos en la sostenibilidad, en el tema de la sostenibilidad de los productos. Cuando se dice sostenibilidad no se sabe mai de cosa se parla, y quindi me piace introdurre el concepto, que se parla de sistema sostenibile cuando una generazione per la sua sopravvivenza tiene conto anche delle generazioni future. Exacto, de eso a veces no se entiende bien este concepto de qué es la sostenibilidad. Sin embargo, es
el pensar cuando una generación piensa en la generación que va a venir después de ella, es pensar en el futuro. Sotto a questo titolo quindi rientrano temi come quello della prevenzione dello spreco alimentare, ad esempio, come quello del risparmio energetico, come la corretta suddivisione e il corretto smaltimento dei rifiuti. Claro, bajo este tema tiene que ver cómo utilizar bien los productos, cómo pensar a nivel ecológico de no dañar el medio y cómo tener un'alimentación sana. Questi sono tutti i titoli che poi verranno approfonditi dai miei colleghi in questo tavolo e spero in un lampo di genio che possa venire fuori da questi incontri. Nel frattempo lasciamoci rendere i tempi interessanti dai nostri colleghi. Estos temas son temas que se tratarán un poquito más adelante, hoy en este encuentro, pero de todas maneras dejemos que estos tiempos podamos vivirlos en tiempos interesantes. Gracias a tutti e buon divertimento. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Ciertamente hacer ameno una exposición que hable de datos es poco complejo, ¿vale? Pero creo que como vamos a hablar de vending y vamos a hablar de lo que nos gusta, pues creo que los datos nos animarán la velada. Hoy compartimos con ustedes este nuestro segundo estudio de comportamiento de hábitos del consumidor. Vi saluto a tutti, spero che questo sia un momento ameno, però penso di sì perché è un argomento che ci teniamo tutti a essere presenti, a essere proprio partecipi. Muy bien, pues como les decía, este es nuestro segundo estudio, el primero lo hicimos en el 2013, este ha sido realizado en el primer trimestre de 2016. Y como segundo estudio, pues tiene el valor añadido de poder ver datos comparables dentro de los aspectos que vimos en el primero. Ciertamente es un resumen de lo que creo y entiendo que son los aspectos más relevantes. Bueno, questo es un riassunto de quello que se parlerà. E qui possiamo vedere nello slide i dati. Para ponernos un poco en situación, este es el comportamiento del gasto extra doméstico de la alimentación durante los últimos años. Estos son datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Como vemos, hasta el 2013, que fue el año donde realizamos el primer estudio, la caída, como pueden ver, fue en picado y significativa. Ya en 2014 empieza a revertirse un pequeño repunte y ya del 2014 al 2015 vemos como hay un repunte de 1,2%. De este valor de consumo extra doméstico, aproximadamente el mercado del vending supone un 2,9% de ese consumo. Bueno, aquí se ven los sectores como fue sobre los gastos de... quasi possono vedere i settori di consumo e le spese per l'alimentazione, non soltanto alimentazione, sino anche vivite fuori di casa, che è incrementato di 1,2%, arrivando a 31.994.000 milioni di euro. E vediamo come nel 2015 repunta e questo aumenta il consumo, vuol dire le spese per consumo di vivite y alimenti. Por poco situarnos en el año que transcurre, el sector corresponde con este crecimiento del 2016. De hecho, dato que avala como referencia de esta tendencia
es los recientes datos estadísticos publicados por los fabricantes de vending en España, donde hablan de un dato interanual en el primer semestre de un crecimiento de facturación comparado al mismo periodo de un 21%. Qua si parla di una crescita infranuale comparato con gli anni precedenti. Perciò è aumentato questo vending, questo settore si sta sviluppando. Bien, en cuanto al consumo en máquina vending, vemos que hay un crecimiento significativo en la encuesta realizada en este año con respecto al año anterior, al ejercicio o al estudio anterior, ¿vale? Donde vemos que hay un incremento del 12,20%, es decir, en el 2013 el 49% de los encuestados reconocían utilizar el servicio de máquina vending y en el 2016 este dato crece hacia el 61,3%. Evidentemente c'è una crescita del consumo delle macchine vending, che da un anno all'altro ha una bella crescita. Ok. En cuanto a la frecuencia de utilización, los datos más significativos están en aquellos consumidores que realizan o confiesan comprar productos en máquina vending de una a tres veces al mes, con un 27%. Y en segundo lugar, los que quieren los productos de dos a tres veces por semana, con un 20,48%. Bueno, qua spicca come del aumento del consumo del vending de uno a tres volte al mese, che passa dal 19,8% al 27,13% dal 2013 al 2016. Y en este estudio se confirma que el momento preferido por el usuario del vending es el de media mañana y el de la merienda. Es decir, se vuelve a confirmar que ese es el momento de uso preferido por los usuarios del vending en España. Ecco, e allora qui si può vedere quando è che si consuma di più questi prodotti del vending, soprattutto a metà mattina e nel pomeriggio all'ora della merenda. Bueno, razones por las que nos consumen nuestros usuarios del vending. Comodidad, cercanía y rapidez son los aspectos más relevantes en cuanto al motivo del consumo del usuario del vending. Ciertamente, la rapidez pierde un poco de fuerza, pero no peso, al igual que la cercanía. Y hay un dato relevante, es el dato del consumo social. O sea, el vending se refuerza como un motivo social, es decir, compartir el momento con un compañero. Pasamos de un 5 a un 18%. Y qua vediamo perché i consumatori apprezzano il vending, soprattutto per la velocità, che passa da un 55,5 a un 61,5%, e anche per la comodità e vicinanza, e anche come motivi sociali, perché aiuta a condividere qualcosa, un prodotto vending aiuta a condividere. Y nuevamente en este estudio vemos la poca relevancia de la variable precio en la decisión de compra en el vending. En el 2013 el dato era de un 7,4% de los usuarios decidían la opción de compra por el precio, cuando en este ejercicio es del 6,6%. Es decir, sigue perdiendo relevancia la opción de precio como motivo para utilizar las máquinas de vending. El precio no incide tanto a la hora de elegir un producto vending. Diciamo che c'è poca differenza tra un lato e l'altro. En cuanto a las razones por qué no utilizan las máquinas de vending, destacar que el motivo de que prefieren otro canal con respecto a la encuesta anterior pierde un poco de fuerza, cae un 10%, simplemente no la utilizan, pues bueno, repunta un poco, ¿de acuerdo? Pero el dato preocupante que yo destacaría en el resultado de esta encuesta es el motivo de no confiar en la calidad y en la higiene de los productos y servicios que ofrecemos en las máquinas. Y qua, en este gráfico, podemos ver el por qué no el consumo de productos vending, sobre todo por mancanza de conocimiento. Qua ci sono tante variabili, però
anche perché hanno paura dell'igiene di questi prodotti. Como asociación, seguimos que tenemos que seguir trabajando fuerte en este aspecto. Un sello de calidad fuerte que dé garantía y confianza al consumidor creo que es una de las herramientas relevantes y tenemos que seguir potenciando, y estamos en ello, potenciando nuestro sello de calidad, nuestro AQS. Perciò è molto importante consolidare l'importanza del vending e collaborare tra di noi per rinforzare questo settore. En cuanto a que no encuentran productos de su interés, ya veremos en diapositivas posteriores cómo hablaremos por qué tipos de productos se están inclinando nuestros consumidores actuales. Se podría pensar que a volte no se consuman estos productos porque el utente no trova productos de loro interés. En cuanto a los lugares preferidos de consumo del usuario español, destaca el crecimiento en lugares de estudio, que pasa de un 18% a un 35%. Las salas de espera, consultas, hospitales, edificios públicos, que pasa de un 23% a un 34%. Y en los centros de trabajo, que pasa de un 39% a un 46%. Centros comerciales, lugares de paso y centros de ocio pierden un poquito de fuerza con respecto al estudio anterior. Allora, riguardo a dove si consumano questi prodotti, possiamo dire che ci sono i centri di distrazione, teatri, cinema, spazi sportivi, anche i luoghi di lavoro, luoghi di spazi pubblici come per esempio sale d'attesa, ospedali, edifici pubblici, perdendo valore, diciamo, dove meno si consumano questi prodotti sarebbero nei centri commerciali. En cuanto a los productos consumidos en máquina, vemos que todas las categorías crecen con respecto al 2013, pero siendo las más relevantes, los snacks salados y los snacks dulces son las que más preponderancia en crecimiento tienen con respecto al estudio anterior. Y bueno, las reyes de la casa en España son las bebidas refrescantes y el agua, con el peso mayor de participación en venta. Riguardo ai prodotti che si consumano sono salati e dolci, però innanzitutto sono le bibite fredde o l'acqua quelli che vengono consumati di più. Y bueno, aquí vemos en esta diapositiva la evolución de la tendencia en las preferencias de consumo de los consumidores españoles. Vemos en las bebidas revitalizantes como tienen un pequeño repunte. Los productos en bajo contenido calórico pasan de un 21% a un 47%, prácticamente duplican la preferencia con respecto al 2013. Frutas y verduras crecen también considerablemente. Productos de comercio justo desaparecen como aspecto relevante en el estudio de 2016. Productos ecológicos que pasan de un 5 a un 25%. Qua possiamo vedere i prodotti che vengono in aumento riguardo al consumo, come per esempio le bibite revitalizzanti, anche alimenti elaborati per il proprio consumo, e anche i prodotti ecologici vengono in aumento. Prodotti della regione che tienen un salto quantitativo in quanto a che passano di un 3%, 3,2% a un 25,3%, y productos elaborados y listos para su consumo pasan de un 14% en el estudio anterior a un 41,5%. Qua possiamo vedere come vengono in aumento il consumo di tanti prodotti, prodotti tipici della regione, che per esempio passa da un 3,2% a un 25,30%. Perciò possiamo vedere l'aumento di questo utilizzo di questi prodotti della vending. In questo aspetto permettami una riflessione. Il compromesso d'Aneda, abbiamo un compromesso chiaro con il mantenimento dei hábiti di alimentazione saludabile. Questo compromesso lo facciamo pubblico oggi, lo faremo pubblico più avanti, con il nostro video, cuya elaborazione abbiamo fatto in collaborazione con Confida. Y en la versión para España mostramos hoy aquí en este evento. También quiero compartir con ustedes que desde hace 2 meses estamos trabajando con la Fundación
Alimentum de la Asociación de, que siempre se me olvida el nombre, Asociación de la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas, que están colaborando con el Ministerio de Sanidad en el Plan Avisa. El Plan Avisa es el plan de comunicación y promoción de los hábitos de vida saludables. Por otra parte, el compromiso de ANEDA con estos hábitos es impulsar y promover que los operadores de vending en España tengan una oferta de al menos un 30% del surtido en las máquinas para contribuir a que los usuarios puedan mantener dichos hábitos. Importante anche per ANEDA il consumo di questi prodotti siano salutari. Infatti c'è un impegno di lavorare insieme, di controllare questi prodotti per un'associazione, però anche da parte del Ministero della Sanità. E si impegna ANEDA a che questi prodotti siano sempre più guardati, più mirati anche per la conservazione della salute, per dire che sono prodotti che occupano un percentuale importante tra tutti i prodotti che offre vending, perciò un percentuale che sempre va in aumento di questi prodotti salutari. Bueno, en esta diapositiva vemos el comportamiento del gasto medio por visita en alimentación fuera del hogar. Permítame una reflexión personal. Como vemos, en el gasto medio fuera del hogar hay un decremento con respecto al 2013 y en el gasto medio en máquina hay un incremento considerable. Pienso que en cuanto al gasto medio de fuera del hogar viene un poco influenciado por la bajada de precios, por la caída de los precios en el consumo y evidentemente en la parte de vending por el incremento de ventas en el sector. Por otra parte, otro dato relevante y que hacemos especial seguimiento es el conocimiento de la empresa responsable de la máquina. En este aspecto hay una pequeña mejora, pero no sustancialmente la que desearíamos. Creo que como asociación tenemos que seguir trabajando fuerte en este aspecto. Riguardo al consumo fuori di casa, possiamo vedere che è aumentato il consumo anche perché i prezzi sono possibili e anche possiamo vedere come sempre di più c'è anche una conoscenza di queste aziende che sono responsabili delle macchine vending. Ok, in quanto alla sensibilità al prezzo, vemos vari aspetti bastante interessanti. Vemos como aquellos clientes que piensan que los precios son ya demasiado altos tienen una este aspecto tiene una caída considerable. En el 2013 pasaba eran del 75,9% y ahora en este estudio el 47,5%, cosa que coincide con lo que hablamos en la anterior diapositiva. O sea, la variable precio no es la más importante en cuanto a la decisión de consumo. Por otra parte, en este estudio aparece con un 14% aquellos clientes de vending que entienden que ya los precios están bien, que no son altos, que consideran que los precios están bien. Con un 10% aquellos clientes que pagarían más si aumentaba la variedad de consumo. Aquí el comportamiento es más o menos similar, solo cae un 2%. Relevante el dato de aquellos clientes que estarían dispuestos a pagar o a consumir más en las máquinas de vending si aumenta la calidad del producto, duplicándose prácticamente el dato del estudio anterior, que ha pasado de un 10,6 a un 20,2. Y aquellos clientes que si encontrasen máquinas más novedosas y ofrecieran un mejor servicio, incrementarían su gasto en las máquinas vending, pasa del 1% al 7,7%. Il prezzo non ha grande incidenza, però sì, i clienti sempre chiedono di più il livello, la qualità del prodotto. Complicato tradurre questo. In quanto alle ragioni di consumo nel posto di lavoro, si riafferma il motivo sociale, es decir, il tomar algo con algún compañero o amigo. Yo no sé cuántos de los operadores de vending que estamos aquí, este motivo se nos ha vuelto en contra alguna vez.
qua dice che il consumo nel luogo del lavoro è quello che sempre va in aumento e si può evidenziare con i percentuali. Perché si consuma sempre di più nel posto di lavoro? Per la comodità, per la vicinanza e anche per la velocità con cui si ottiene il prodotto da consumare. Però ci dice chissà quanto va questo incontra, perché certamente che consumando di più, essendo tanto vicino, anche ci saranno dei tempi che si dedicheranno al consumo dei prodotti invece di lavorare. Ok, molto bene. La rapidez pierde fuerza como valor, como razón de consumo, pero su peso es importante, igual que la comodidad y la cercanía, que crecen de un 68 a un 72%. O sea que per comodità, evidentemente, l'aumento del consumo di questi prodotti va del 68 al 72%. Bien, y las tendencias. La demanda de nuevas formas de pago es uno de los principales motivos de queja del consumidor del vending, reclamando nuevas formas de poder pagar. La demanda de nuevas formas de pago son una de las muestras de insatisfacción que se expresa. Ecco, anche qualcosa che si lamenta il consumatore è di come pagare, che chiedono, esigono di avere più modalità di pagamento. Los nuevos consumidores tienen en sus smartphones nuevas fórmulas de consumo que en el vending ya son una realidad, pero que los costos añadidos hacen que aún no se den pasos fuertes en este sentido. Certamente que operando los smartphones se puede pagar, pero el aumento del precio es alto, que ahora se debería llegar a un punto tal de poder migliorare questo aspetto, soprattutto del prezzo di questi prodotti che si pagano di più se si pagano con la smartphone. En España aún es poca la cultura del pago con tarjeta, pero sin duda la erupción de nuevos sistemas de pago, NFC, el Samsung Pay y el esperado Apple Pay, al igual que en otros mercados, cambiará el panorama. Sempre si adopera di più la carta, la tessera, per pagare. E ci sono questi mezzi contactless sia per tessera che per il mobile che si possono pagare sempre si scaricano le applicazioni, essendo il PayMail la più usata tra le nuove tecnologie. No olvidemos que España es el país europeo con más smartphone por habitantes del mundo. Non possiamo dimenticare che Spagna è quello, il paese più al mondo che ha l'uso di smartphone per persona. Bueno, concluyo con una reflexión. En definitiva, se confirma que el consumidor español está evolucionando. Nos escoge, conoce y exige. Possiamo finire e concludere dicendo che il consumatore spagnolo ci segue, ci conosce e sempre ci esige anche. Il prezzo non è la variabile principale e il momento della pausa, del momento sociale, è uno dei momenti più prediletti del consumatore. Il prezzo non incide tanto, sì, invece il punto di incontro della pausa del lavoro per il consumo di questi prodotti. Así como la media mañana y la merienda, como momentos de consumo. Soprattutto a metà mattina y anche l'ora della merenda. Debemos estar en consonancia con los tiempos y adaptar nuestra oferta a una realidad donde el cliente reclama poder encontrar en nuestras máquinas aquellos productos que les permitan en su actividad cotidiana mantener hábitos de alimentación saludable. Dobbiamo andare incontro ai clienti che vogliono trovare nelle nostre macchine prodotti salutari. Che non sono más che l'equilibrio entre prodotto, ingesta e esercizio, según los preceptos de la Organización Mundial de la Salud, junto a una oferta variada che permita mantener el equilibrio entre ejercicio y rentabilidad. Importante trovare l'equilibrio tra prodotti che consumiamo, la quantità del prodotto e l'esercizio. Posicionando il vending come un canale más che ofrezca prodotti di qualità
autorizado y donde el cliente tiene la última palabra. Importante allora che questo vending offra questi prodotti e sarà il cliente che avrà la última parola. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias por la vostra attenzione.